Dedicato Audi, questa è la home. Dashboard, accensione luci. Ok, poi andiamo nel mondo delle app. Partiamo da via voce Bluetooth, streaming musicale, gestione audio e video tramite USB. Qui siamo tramite la USB. Possiamo creare il percorso, selezionare le cartelle. Poi torniamo indietro, andiamo in gestione video. Questo è un video campione cinese. Vediamo se abbiamo altri contenuti. USB nostro. Ecco qua. E mettiamo il nostro video. Ormai lo conoscete a memoria. Ecco qui abbiamo il DSP. Questo che state vedendo è un 8.8 pollici, abbiamo disponibile anche il 10.25 pollici. Sul nostro sito e sul nostro canale YouTube troverete tutte le informazioni. C'è a chi piace integrato, come originale, c'è a chi piace esterno, un 10.25 pollici, sempre con la mascherina dedicata. Possiamo cambiare anche le informazioni qua, impostare navigatore, orologio, come vedete. Qui siamo sul Play Store. Adesso si sta configurando YouTube. Ovviamente la prima volta qualsiasi app si apre si perde un pochino di tempo che va in configurazione, una volta configurato andrà molto più veloce. Adesso Audi Q5 Audio Elite. E adesso potete vedere lo stesso prodotto oppure andate sempre sul nostro canale YouTube e potete vedere il 10.25 pollici, così vedete la differenza, sempre con la mascherina dedicata. Alessandria, car tablet dedicato Audi Q5, Full HD, 10.25 pollici. Questo è il solito pazzo di Stefano. Torniamo indietro. E abbiamo visto anche YouTube. Adesso è molto importante, andiamo a vedere tutte le impostazioni originali, perché il cliente può impostare. Innanzitutto partiamo dalla radio. Quindi abbiamo gestione radio, come abbiamo detto qui il lato destro si personalizza quello che vuole, poi andiamo su info vettura, nessuna informazione sul traffico in questo caso, setup auto, qui abbiamo tutte le impostazioni, controllo pneumatici, poi torniamo indietro, finestrini, insomma tutto ciò che è originale rimane in essere, ma questo vale per BMW, Audi, Mercedes, per tutte i veicoli che trattiamo. Addirittura possiamo lasciare sottofondo radio e andiamo direttamente in Android e possiamo usare
il navigatore. Tiene tutta la cosa così per quando viene qui. Quando hai la bici. Ecco qua, nel momento in cui vogliamo dare voce ad Android, togliamo radio, andiamo su media e diamo voce ad Android, quindi possiamo usare la USB, tutte le app che volete. Adesso non so se c'è la retrocamera. Abbiamo eseguito anche la retrocamera, linea guida attiva, eccolo qui. E come al solito, un grazie a tutti voi, perché senza di voi non siamo nessuno. Grazie mille.